Gli ultimi biglietti li hanno distribuiti questa mattina nella parrocchia di San Joseph. I 130.000 posti disponibili per assistere alla messa di Papa Francesco martedì mattina nello stadio Zayed sono andati esauriti in pochi giorni. Maria spiega che ne sarebbero serviti di più perché continuano ad arrivare moltissime richieste e che per questo sono stati previsti maxi schermi nelle chiese. Quasi 1 milione di battezzati, che è il 10% della popolazione, 9 chiese e 55 sacerdoti che celebrano messa in più di 10 lingue. Quella degli Emirati Arabi è la chiesa che non ti aspetti. Oggi è venerdì, giorno di festa, il giorno in cui le messe sono più frequentate. Questa è la parrocchia di Santa Teresa, c'è una celebrazione ogni ora in una lingua diversa, ma la chiesa non riesce comunque a contenere tutti i fedeli. Joseph è indiano, spiega che lui viene a messa ogni volta che può, perché ritrovarsi e pregare insieme per i cristiani è molto importante, soprattutto quando sei una minoranza. La visita di Papa Francesco negli Emirati Arabi segnerà comunque un momento storico, perché per la prima volta una messa sarà celebrata fuori da una chiesa in uno spazio pubblico. È una benedizione inaspettata, dice padre John, spiegando che le cose negli ultimi 10 anni qui sono molto cambiate. Nonostante la legge islamica, infatti, è stato concesso di costruire delle chiese, ci sono scuole cattoliche e le discriminazioni nei confronti dei cristiani sono sempre di meno. Marian mostra il crocifisso che porta al collo, dice di non aver mai nascosto a nessuno la propria fede e che è sempre stata lasciata libera di pregare. Ogni tanto qualcuno le chiede di convertirsi all'Islam, ma lei risponde sempre che morirà cristiana. Quando ho sentito che sarebbe venuto il Papa non volevo crederci e quando mi sono ripreso ho fatto subito la richiesta per avere il biglietto. Martedì vedrò il Papa e sarà bellissimo.